Voilà ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci qui di nuovo con Battlefield 1. Riprendiamo esattamente da Lei mi ha dove ci fatto siamo parlare della lasciati. secessione. Prima della partenza mi ha spiegato cosa fare per restare vivo, ma nulla poteva prepararmi a ciò che ho visto. Nuove macchine da guerra, come i carri armati, in grado di decidere ogni... Dunque ragazzi, allora, se vi ricordate, siamo a bordo della nostra BES. Quindi stavamo silurando un attimino questi cannoni anticarro. E allora, il primo episodio, ragazzi, ve l'ho caricato questa mattina, domenica. Domenica, oggi è il 11 di febbraio. E quindi, niente, ragazzi, andiamo avanti. Vediamo un po' di continuare questa serie di Battlefield 1. Visto e considerato che mi sta appassionando veramente così tanto. Devo dire un titolo veramente eccellente, veramente fatto benissimo, costruito anche abbastanza bene. L'unica cosa, ragazzi, come detto, del freeze durante i caricamenti, durante i vari spostamenti, eccetera, eccetera. Però, come detto, ragazzi, purtroppo non ci posso fare niente, non perché il mio PC non ce la faccia, anzi, assolutamente no. E l'unica cosa, ragazzi, che purtroppo non posso permettermi qualche cosa in più per il mio PC, però vedo un attimino se riesco quantomeno a sistemare questa situazione, questa critica situazione. Dunque, allora dobbiamo conquistare la fattoria di Big Willy, quindi andiamo. Ho dato una mezza sistemata, ragazzi, al software AMD della scheda video, quindi vediamo un attimino se ho fatto tutto quanto correttamente, se ci sono ancora degli altri problemi. Spero di no, ragazzi, spero di no, per occhio. Perché se no poi altrimenti veramente non è poi occhio così tanto giocabile il gioco. Dunque allora aspetta un attimo, dov'è che sono? Aia, ammazza e botto. Andiamo di qua, va. Vediamo un po' di arare un po' questi Tedeschk. Levati? Ma che è? Ma si buttano sotto proprio come se non ci fosse un domani. Sti cavolo di... Lo posso distruggere? Sì, lo possiamo distruggere. Ok, crocchi abbattuti, va bene, perfetto. Quindi, ahia, madò, ahia, oh. Oh, giovani, accuccia un attimo, ma che è tutta sta cattiveria oggi? Sì, centrati sì, però noi qua ci stiamo quasi per morire. Aspetta, va, ripara un attimo. Anzi, no, aspetta, prima di ricaricare, aspettate un attimo. Distrutto pure quello, perfetto, ottimo. Allora, i nostri stanno morendo come mosche. Aspetta, va. Mettili sotto, tacchete. Signori, ma che ve lo dico a fare? Guarda qua. Ma la granata lasciala stare, la granata non è un problema. Il problema sono i cannoni anticarro che sono veramente... Aspetta. Ok, ho capito, buon uomo. Stai a cuccia. Stai a cuccia. Un attimo di pazienza. Cavolo, però non ci muore uno. Occhio. E togliti tu qua davanti. Fateli fuori a sti magnapatate. Sì, Best può farcela, però aspetta un attimo. Dove vai tu, giovanotto? Sì, lo so che il posto è nostro, però aspetta un po'. Ocio. Senti, scusa, passami direttamente al mitraglino qua. Vediamo un po' se riesco a farne fuori qualcuno. Giovane, dov'hai? Dov'è? Dove state imboscati? Nuovo obiettivo, distrugge l'artiglieria nemica. Allora, che si trova praticamente là sopra. Però prima di andare avanti, cerchiamo prima di sistemare la nostra povera Bess. Ecco. Prego. Mo' ho detto grazie. Mo' quello ha detto grazie Bess. E io giustamente ho risposto in maniera civile. Comunque, come detto, ragazzi, dai. Ora, occhio, che se ci ribaltiamo non so che succede. Come detto, ragazzi, mo' a parte tutto, è fatto veramente benissimo sto gioco. E mi sta piacendo, mi sta garbando. Anche perché, comunque, voglio dire, no, si tratta sempre di guerra e tutto il resto. Sì, ora ho un ricordo, sì, però aspetta, lascialo caricare, occhio.
Peccato anche lui. Occhio. E togliti. E muoviti, avanza. Ho capito che vuoi stare dietro il carro, però stando dietro il carro o al lato del carro, io poi non ti vedo e ti piazzo sotto. Morto questo qua sotto, sì. Guarda quelli là come stanno scappando come codardi. Aspetta. Distrutto, anche quello, perfetto. Guarda qua come stanno andando indietro. Ah, aspetta, la ricarica. Se riesco a farlo fuori prima io, prima che faccia fuori i nostri. Vabbè, che tanto comunque i nostri sono già morti malissimo. Cavolo, però non riesco a... Levati! Ok, ok, andato, 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 ottimo. Un altro? Ma sì, un altro, va, tanto comunque. Voglio dire, ci siamo. Dai, aspetta. Allora, uno sta là. Ok, fatto fuori. Ah, ok, fatti fuori praticamente tutti. Fatemi riparare un attimino la povera Bess, perché se no poi altrimenti non ce la farà ad andare avanti. Anche questa cosa qui, ragazzi, di riparare, o meglio, autoriparare il proprio carro armato, è una cosa veramente straordinaria. Sì, 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 facciamoli a pezzi un attimo solo, un attimo solo. Tanto comunque il carro armato va. Levati tu, che fai? Aspetta, occhio. Guarda, passami un attimino alla mitraglina qua. Aspetta. Cerchiamo di farli fuori prima che si avvicinano tutti. Ok. Aia, ma chi è? Ma... ah, sono quelli là sotto. Allora, aspetta, 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 aspetta. Passa di nuovo a questo. Ah, sì. L'ho beccato, ottimo. Ce n'è ancora un altro, mi sembra di sì. Levaci da questa melma. Ah, ho capito, stai calmo. Devi stare molto calmo. Aspetta, occhio, buon uomo. Oh, giovane, che fai, insiste? Non devi insistere. Altro fango maledetto. Lo so, io mo cerco... Dobbiamo passare. Ma io mo cerco di fare del mio meglio, buon uomo. Se non avanza, non è colpa mia. Artiglieria distrutta, uno andato. Sono anche abbastanza resistenti, eh. Oh. Voilà. Due andato, perfetto. Occhio veramente alla melma. Aspetta. Ci stavano aspettando. Sì. Non ho più trazione. Respingiamoli, ragazzi. Levatevi da adesso. Mm. Che cos'è? Erpicciuno viaggiatore? Ti farei ammazzare tutti. Edward, dietro di te. Eccolo là. Perfetto. Che forse evidentemente sarà il piccione che dovrebbe portare un messaggio. Forse evidentemente... Oddio, ma se... Consegni il messaggio al quartier generale? Ah, ma sono io che lo sto... diciamo, tra virgolette, manovrando? Pilotando? Oddio, sì. Siamo noi. Solamente con mouse e tastiere... Solamente con il mouse... Bellissimo, è una figata veramente
Pazzesca, fatto veramente benissimo. Anche questa cosa qua del picciuno viaggiatore, non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Ed è fatto veramente benissimo. Guarda qua. Naturalmente, ragazzi, io ho sempre un po' di tempo. Per cercare di registrarvi questi episodi, anche perché oggi è domenica, quindi stamattina mi sono alzato un pochettino più presto, anche se potevo dormire, questo è vero, però c'è tempo anche per oggi pomeriggio per riposare un bel po'. Erpiciun, Erpiciuno! Artiglieria urgente circondaria, ok. Ah, ok, quindi allora ha dato praticamente le coordinate e loro mo con quelle coordinate lanciano un bel suppostone. Ah, sì, praticamente sì. Mo ora speriamo che non ci fanno fuori anche a noi. Naturalmente, ragazzi, il primo video è stato segnalato per copyright per il semplice fatto che all'inizio gira. Ci siamo, ragazzi. È stato un onore combattere con voi. C'era una traccia audio direttamente del gioco un po' troppo pesantina, diciamo così. Ah, ma sono morti praticamente tutti? Ah, vabbè, io alzo le mani. Ah, no? Secondo me si è salvato soltanto lui, diciamo, tra virgolette, il protagonista di questa missione. Ah, no, sono vivi tutti, ok. Diciamo. Secondo voi chi colpirà per primo? Tappati quella bocca, McManus. Agli ordini, signore. Edward, metti in moto. C'è una perdita di carburante! Ecco. A riprova ci va. Dai, olè. Va? Sì. Dai, che va, guarda là. Sa. Dai, è veramente figo, ragazzi. Cazzo, c'è troppa nebbia. Non si riesce a vedere a più di 20 metri. Forza, stiamo avanzando. Edwards, guido io, scendi e controlla avanti. Pure. Non fare l'eroe. Fai il tuo lavoro. Ma perché devo scendere io? Ma scusate. Cos'è sono il galoppino voi, il vostro galoppino? Con una pistolina tra l'altro, almeno datemi una mitraglietta, un qualche Vediamo chi cosa, ti non lo faccia so. avanzare. Ecco, Bene, Edwards. come Ok, non noi detto. saremo subito al tuo fianco. Sì, vabbè, aspetta, va. Vai a ricognizionare nella foresta eliminando gli ostacoli anticarro prima dell'arrivo della Black Bess. Ah, ok. E allora, fatemi cercare di capire dove devo andare. Mi dice qua a destra. Quindi l'obiettivo è qua a destra. Però veramente dai, un cavolo di mitra, una roba del genere me la potevano pure dare. E invece di darmi sta cavolo di pistolina. Oh, giovane, basta che non mi metti sotto però, eh. Siamo sicuri di questa cosa? Non lo so, ragazzi, io non la vedo una cosa tanto buona però, eh. Ok, allora qua è chiuso. Esegui una ricognizione del campo. Individui i nemici per identificare le minacce più gravi. Una volta iniziati i combattimenti dovrai mantenere operativa Bess. Come detto, ragazzi, sono il loro galoppino. Nulla di che. Allora, abbassati, per favore. No, abbassati. E mo come li faccio fuori questi? Un po' per volta? Ah cavolo, c'era quello là, là. Chi cavolo là? No! Non l'avevo minimamente visto. C'abbiamo un coltellino, un. Ah,
Ah, aspetta, mi sa che abbiamo la chiave, la possiamo beccare pure con la chiave. E niente, signori, ci hanno sgamato. Ci hanno... Oh, allora, pure che li becchi, ma cavolo, ma non ci muoiono, ma... Eccolo là. È morto il signor Daniel. Vabbè. Ci riprovo, ragazzi, ci riprovo. Perquisire ogni accampamento... Ah, in cerca di cose, va bene. Sì, vabbè, voi aspettate, però lascia fare. Allora, se passiamo di qua... Però conduci Black Bass sana e salva attraverso i boschi. Ok. Dunque allora se uno era là. Aspetta, Ocio. Allora nasconditi qua. Non appena arriva il tipo. Magari facciamo con il corpo a corpo. Tacchede. Aritacchede. Allora aspetta. Ma il tipo dove sta però? Ah, aspetta, 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 aspetta che sta arrivando. Allora, dovrebbe essere già qua davanti. Ma non avanza, ma non viene di qua. Allora, aspetta, uno sta qua. F con il corpo a corpo? Sì. Occhio. Aspetta. Aspetta che uno mi ha sgamato. Cacchio, madonna, mi ammazza quanti cavolo ne stanno. Ecco qua. Ci hanno sgamati. Signori, damose. Damose. Cioè, aia. 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 Ma dove vogliamo andare con sta pistolina noi altri? Aspetta. Che devo... No. No, 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 no. Aspetta. Che registrazione salvata. Aspettate. Mi è partito... Mi è partito il colpo. Aspetta. Aspetta. Aspettate 2 secondi. Brutti. Aspetta. Ricarica qua, va. Ma scusate, ma la signora Bess non può fare niente, non può venire un po' più avanti? Scusate, ma perché devo essere io? Ah, aspetta, stanno sparando pure con Bess, ok. Quindi, un attimo di pazienza perché mi servono un po' di armi. Armi prepotenti però, eh. Aspetta, che c'abbiamo qua, le pistole? Ah, 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 aia, aia, panico, panico. Aspetta, questa qui è Bess, ok. Apri, aspetta. Che roba è? R, mantieni. Mantieni. Apri, aspetta. Ok, a posto. Allora, abbiamo un... pompazzino, diciamo così, un pompazzino. Apri. Recupera. Abbiamo... Che roba è? No, aspetta, dammi il pompazzo. Forse... La dinamita si può usare per distruggere i veicoli nemici e tenere... Ah, ok, quindi allora abbiamo trovato le dinamite, ok. Aspetta, Ocio, madonna. R, mantieni per passare, che cos'è? Ah, ok, allora aspetta, 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 questo qua mi sa che è molto meglio, Il mitrino, scusate, abbiamo fatto, sì. E vai, va, sponda, sponda, tanto comunque. Siamo messi male, siamo messi male. Come detto, io non vorrei fare il galoppino per questi. Ma ancora, ma perché devo andare io? Scusate, ma c'avete il ca... Allora, meno male soltanto che non mi ammazza il carro, meno male. Allora, come detto, c'hanno il carro, possono avanzare, possono sparare, possono lanciare i suppostoni. Cioè, perché devo andare io avanti? Ma scusate, ma anche no, ma... Ah, cercheremo di darti una mano, quindi significa che non me la daranno mai questa mano. Prendi questa mano, zingara. Forse magari possiamo fare porgere altra guancia. Sicuro? Vabbè, comunque...
andiamo a fare i galoppini qua. Allora, a parte il fatto che mi sa che noi ci abbiamo pure una... Vabbè, il mitrino, vabbè, d'accordo. Però non c'è una cosa per vedere i nemici? Magari per contrassegnarli un attimo. No, perché con questa... con questa nebbia non si vede niente. Allora, non so per quanto tempo possiamo stare qua, ragazzi, ma... come detto, non voglio fare un video troppo lungo, perché sennò poi altrimenti editarlo ed upparlo sarà triste. Allora, qua non c'è nessuno, qua ce ne sta... Sì, vabbè, guarda, parla giapponese e cinese tu, ma io non te sto a capire. Dai col corpo al... Vabbè, scusate, ma non mi escono le parole, sono troppo intrigato con questo gioco. Allora, qua non c'è nessuno. Là ce n'è un altro. Ocio a come ci muoviamo. Corpo a corpo. Tacchete. A posto. Ah, cavolo, quello là mi ha sgamato. È di brutto anche. Occhio. Allora, vediamo un po' da dove esce. Se esce di qua. E sporgi a destra. Taglie, state zitto. Madonna i rischi. Madonna i rischi. State zitto. Ah, Madonna ragazzi i rischi. Stiamo rischiando di brutto. Ocio. No, non ho mai visto. Ma quanto... State zitto. Non mai visto. Allora, aspetta, passa. Nasconditi qua, guarda. Fai prima. Ma quanti cavolo di nemici ci stanno qua, madonna. Guarda là, stanno pure tutti e due vicini. Yojo. No. Ecco qua. Allora, a parte il fatto che te sto beccando già da un bel po' di tempo, ma non ci muori, ma manco a pagarlo. Aia. Ok, fatto. Aspetta, quanti altri ce ne stanno? Ce ne sta un altro qua sotto, mi sa. Andiamo alla becca, famo prima. Ok, a posto. A ricarica prima di andare là davanti. Aspetta. Ok, a ricarica. Facciamo... Ma sta Bess qua se sta a muove? Ma che ne so, boh. Sì, penso di sì, ok, quindi è andata. La Bess si sta muovendo. Quindi dai, muoviti, a muoverti. Scusate il gioco di parole, ma è così. Dai, forza, signor... Ok, fatti fuori anche loro due, ottimo. Ma scusate, ma questa qui che roba è? Fatemi capire. Allora, se possiamo recuperare queste da questa tenda sarebbe ottimo. Cioè, allora, guardare un po' qua, ragazzi, come si sono camperati a dovere. Automatico M18 trincea. Cioè, no, mi piace di più questa, guarda. Sono onesto. Questo qua, invece... No. Mi piace di più questa qui. Aspetta, recupera. Questa qua invece, che cos'è? Un'altra pistola. Qua non c'è niente, qua pure non c'è niente. Qua invece. Ah, ok. Sono proprio felice che tu sia dalla nostra parte. Tu fai attenzione, qui ci pensiamo noi. E vai, ma perché devo fare io da galoppino? Ma scusa, ma non puoi scendere tu e fare tu la ricognizione, eh? Oh, ragazzi. Scusate, ma sta slittando un attimino questo carro armato, questa povera Bess stava slittando? Allora, andiamo di nuovo in avanscoperta, qua è ricognizione. Maledetti che non siete altro. Maledetti. Ma perché devo andare io a mano? Ma scusate, ma sparate con la mitraglietta del coso qua e non se ne parla più, no? E invece no, devo andare io.
Devo andare a vedere, devo andare a fare ricognizione. In una scoperta qua. E vabbè, che vi devo dire, raga? Sono il loro galoppino. Che poi, tra l'altro, no, io sono praticamente un pilota. Ma con chi sta a parlare questo? Boh, scusa, giovanotto, un attimo di pazienza, tacchete, a posto. E uno è andato, mo. Vediamo un po' dove sta. Allora, uno sta là. Mi sa che è girato verso di me, eh? Ma un binocolo... Allora, un altro sta qua. Allora, questo qua mi sgama. Quindi, come famo? Non lo so. Quindi, là sopra ce n'è un altro. Ecco qua, sgamato all'istante proprio, ragazzi. Oh, piano che qua ci sto io, brutti stronzi che non siete altro. Au, ma veramente ce l'hanno con me questi? No, 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 no. Scusa, fai venire Bess, per favore, invece di rischiare io la vita per loro. Allora, io posso pure capire... ma fino all'ultimo sì, basta che vedate da fa comunque. Cioè, non è che posso stare io mo a... Ah, bene, Bess ha pigliato pure fuoco. Bene, perfetto, ottimo. Allora, aspetta, va. Andiamo da qua. Vediamo un po'. Allora, armi, secondo me stiamo messi bene. Devo soltanto trovare un po' di munizioni per questo. Perché questo qua mi sembra un... Veramente molto cazzuto e cattivo questo, eh. Sto bel mitrone che ci abbiamo. Li abbiamo ammazzati tutti, sì? Ma penso di sì, guarda. Non lo so. Comunque, dove andiamo, mo? Allora, loro vanno di là, io vado di qua. Ah, ok, un ponte. Bene. Scusa, ma non potresti spegnere un attimino Bess? Devo venire io? Ha preso un sacco di colpi, stavamo per perderla. Controlla Bess, ha bisogno di un po' di... No, aspetta. Allora, devo fare da galoppino, devo riparare Bess, devo andare in avanscoperta qua. Lasceremo questi dannati boschi. Dobbiamo attraversare questo ponte e poi non mancherà. Sul ponte. Cioè, ma che ma, cioè, ma allora, ma scusa, eh. No, aspetta, che console? Leva sta console, scusate, ma non ho capito perché cavolo mi ha messo la console. Forse evidentemente avrò sbagliato io tasto, sicuramente. Allora, aspetta, vai, io sto dietro il carro, che è meglio. Magari... Oh, dovete sparare... Oh, cacchio, dovete sparare a quelli, non a me. Vabbè, dai, su. Allora, la mia mira fa schifo, e questo è vero. Ammazzati? E dai un po', forza, ma che ci vuole ad ammazzare 4 tedeschi, ah? E che cos'è? Allora, non è che tanto tanto mi piace questo, eh? No, non mi piace questo qua invece. Non lo so, non lo so. Le granate con... di eliminare... Ah, ok. Ma perché io? Ma perché? Ma scusate, ma non potete fa... Occhio, non potete farla voi sta cosa, no? Ripara un attimino Bess qua, va. A posto, Damose. Ma perché? Ma guarda qua. Allora, là sopra là già vedo un carro armato ed è una cosa veramente scioccante. Andiamo noi, che vedevo lì. Ecco qua, già mi stanno per sgamare, quindi... Oh, santo Dio. Allora, visto e considerato che quello lì si è messo in allarme, contengono alcuni degli armamenti più potenti disponibili. Allora, se sono più potenti, guarda, secondo me pure pure c'è
Può anche stare. Però quello là mo sta scendendo. Allora, sbircia, no? Possiamo fare una scappadella. Ojo. Ok, allora aspetta, scendi, mettiti qua sotto. Allora, a parte il fatto che mi sono pure incastrato, mo. Tacchete, tacchete, aritacchete, ari... E niente, aritacchete qua non funziona più. Aspetta, aspetta, imboscata da dietro. Imboscata, imboscata, zacche. Ok, a posto, è andato, va. Credo che sia andato, mo. Dobbiamo pure vedere gli altri dove stanno qua, eh. Allora, uno sta qua. Tacchete. Scusi, compenetrato malamente con i sacchi di sabbia. Ma devo entrare qua? Sì, praticamente sì. Che si può? Sono l'uomo delle pulizie. Sono venuto a far pulizia all'interno dei vostri campi. Allora, non vedo assolutamente nulla. Ma mi sa che non c'è niente. Avanziamo. No, perché sapete che perché è un po' troppo buio là dentro. Fatemi capire, dove devo... Chi mi ha sgamato? Qualcuno? Ah, cacchio. Allora, quello là mi ha sgamato, quindi facciamo il giro un attimo. Se riesco a beccarlo, scusate, alle spalle, sarà meglio. Aspetta. Dai, ed è corpo a corpo. Tacchete, ole. Ce n'era ancora qualche altro, no? Dunque, allora, visto e considerato che là sopra, là, mo, abbiamo il carretto. E sicuramente il carretto, questo qua... Ah, no, è un uomo proprio. Allora, se non mi sgama, ok, a posto. Cacchio, questo qua stava qua sopra e chi cavolo l'aveva visto, madonna? Sto rischiando la vita per loro. È a posto, ci siamo pure incastrati, occhio. Allora, le cose stealth proprio non le sappiamo fare, ma manco se piovesse, eh. E muori, vaffanclub, se maledetto. Allora, devo dire che se gli spari un colpo non ci muore, ma gli devi sparare praticamente molti colpi. Apri. Allora, se mi fate fuori... Aia. Ma guarda sti brutti maledetti. Allora, se mi fate fuori sto maledettissimo coso, guardate, ve ne sarò veramente molto molto grato. Perché io come cavolo faccio a farlo fuori sto robo? Oh, volete avanzare? Oh ragazzi, ma questi qua sono veramente degli stronzi però, eh. Cioè ti daremo una mano. Ma dove mi volete dare una mano? Ma andatevene a fanchiurlo. Allora qua mo l'unica cosa è jet granaten. Niente, oh signori, non vanno le granate. Con le granate mi sa che non funziona. Aspetta, va. Entra qua dentro. Vediamo se c'è qualche cosa di più concreto. Aspetta, che roba era? No, niente. Ma come faccio? Allora, aspetta, forse evidentemente con questa. No, 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 stavo scherzando, e vaffanculo, stavo scherzando e non se la prenda così a male. Allora, aspetta, va. Fatto fuori? Ma penso di sì, non lo so, comunque. Perché ci sta ancora il... Aspetta. Oh porca. Aspetta. Damose. Tacchete. Ma che ve lo dico a fare. Allora, vedete che io sparo ma non ci muoio, no? Ma manca a pagarlo. Allora, per questa qui abbiamo finito praticamente le munizioni. Oh no, ancora. Aia. E ancora? Ma state scherzando, sì? Aspetta, che stiamo a fare? Nascondino, dai. O devo venire io a farvelo fuori, sto coso?
La corazza di tua nonna. Non fa niente che ci muoio pure io, lascia fare. Vabbè, ma allora ditelo. Ditelo. Che non servite ma manco a niente voi, eh. Aspetta, va. E non servono a niente questi, ragazzi. Lo so che stanno arrivando i crocchi, ma non ci posso fare niente. Se voi magari mi aiutate un attimo. Ti giri con sto cacchio di carro armato. Ti giri e fai pure tu il tuo dovere. Vaffanclub, era ora che l'avevi colpito. Ridagliela, ancora. Colpite. Morto? Ancora? Oh, santa misericordia. Dio l'abbia in gloria. Niente. Pure. Aia. Pure fuoco ha pigliato sta roba. Allora mantieni. Ma altre di queste non ce ne stanno? No. Mi sa di no. Oh sì. Che roba è? Ah, è un altro martelletto. Ok. Ma scusa, ma dov'è? Ma a chi stanno ma si può... Ah, forse evidentemente stanno... Aspetta, 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 aspetta che qua la signora Bess sta per morirci. Ottimo. Ok. Cioè, guarda qua come sta a fa sto cannone. Sta a fa avanti e indietro sto cannone. Non devono colpire Bess. Ma perché devo andare io avanti a farmi ammazzare male? Ah sì, vabbè, ciao. Tanto questi qua non hanno capito come funziona. Ancora altra roba? Vabbè, mi ha fatto sprecare la cosa qua inutilmente così. Ma pensa Teo. Aspetta. Ok dai ragazzi, allora io direi che per questo nuovo episodio... Lascia fare. Come detto ragazzi, allora, visto e considerato che comunque sia, si è fatta una certa, non voglio fare sempre video troppo lunghi perché sennò poi, come detto prima all'inizio, editarli e poi dopo upparli sarà un pochettino più difficile. Arrivati a questo punto ragazzi, io concludo qui questo nuovo episodio della serie di Battlefield 1. Mi raccomando, like e condividete. Se vedrò un bel po' di like ragazzi per questi primi, per questo primo e secondo episodio, allora mi fate capire che ne volete ancora degli altri. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi e, come detto ragazzi, like, condividete, insomma fate tutto, attivate anche la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.